Ciao a tutti, eccomi qua al giorno 20 di su This War of Mine. Vediamo un po'. Ferito, ferito, triste, ferito. Ah, Madonna. Allora, prima cosa che faccio, perché mi sono dim totalmente dimenticato, fare subito un po' di legna per la stufa, perché lasciarla con uno di legna non è mai una buona idea, dato che non fa riscaldare abbastanza. Se non sbaglio, il numero che va bene è 3. Andiamo un po'. Vediamo sti 20 gradi. Oh, ok, la temperatura è già accettabile così. 23. Sì, io ne metto 6. Così siamo a posto. Adesso da raccattare un po' di legna. E uso l'accetta. Vado in chiesa. Con l'accetta faccio un po' di legna. Poi dopo l'accetta. Dato che è abbastanza consumata, mi sembra che la posso usare ancora uno, due, forse 3 volte, ma proprio al massimo. Poi dopo la vendo. Che non è che solo loro possono farmi baratti che mi fregano tutte le volte. Pampini, vi ho fregato. Vai. Almeno così diventano tutti un po' più felici. Tranne Marco. Vabbè. Vediamo un po'. Sì. Pavle, dormi. Dai, adesso dovrebbe svegliarsi. Metto Marina a dormire, così per stasera fa la guardia. Posso già costruirmene una nel caso? O mi mancano? Ok. Le cose ce le ho per farle, quindi. E mi servono 4. 4 munizioni e 4 legna. Boh, dov'è a dormire? Ascoltiamo un secondo la radio. Per vedere se c'è qualcosa. Farà ancora più freddo. Brutta storia questa. Freddo è abbastanza rompipalle. Allora, termino il giorno. Vado in chiesa con lui. Tu fai la guardia. Tu dormi nel letto e tu dormi nel letto. Giusto? Perfetto. Mi porto dietro l'accetta. E di materiali poi dovrei. Ne ho abbastanza dentro. Allora, in teoria potrei spaccare anche la legna qui, però ho paura che se spacco. Non mi ricordo che se spacco qualcosa qua dentro la chiesa, poi si incazzano e padre, cioè il prete non mi scambia più la roba. Quindi piuttosto vado a scassare. Vabbè, amico, non potevi. Almeno queste cose qui, sti detriti, li puoi togliere, no? Fai qualcosa, no? Maledetto.
Allora, una volta l'ho usata. Forse ancora un'altra volta posso usarla, mi sa. Allora. Speriamo che non si rompe. Ok, adesso è proprio al limite, quindi. Con tutto questo, anzi, aspetta, io avevo lasciato qui il tabacco, giusto? Madonna, però anche qui che devo. Giusto, vorrei scavare per andare poi più veloce le prossime volte, perché sennò ogni volta è un delirio. Devo fare tutti i giri strani. Dai, scava, scava. E adesso cerco di prendermi i materiali per fare un paio di filtri, perché mi serve un sacco di acqua adesso. E anche perché ho la possibilità di andare a prendermi nel cantiere edile, nel sito di costruzione, c'è la possibilità di prendersi, se va bene, se c'è l'incontro giusto, posso prendermi addirittura due fucili, di cui uno da cecchino, che è una bomba, proprio, cioè è fortissimo. Certo, spero di non doverlo mai utilizzare. Spero, perché diciamo che l'evento che doveva succedere qua in chiesa, dove magari cioè io arrivavo e avevano ammazzato il prete, non c'è stato. Quindi, diciamo che era forse qua l'unico posto dove l'avrei usato. Quindi, dove è finito? Madonna. Vedi, se te lo spaccavo. Quindi, questo mi dice interessante, però vediamo un po'. È finita la pacchia. 2. Poi mi serve il legno, però io se riesco a prendermi tutta l'acqua e lo zucchero possibile, sarebbe anche meglio. Ci tiene molto, a questi filtri, lo so, ci terrei anch'io. Allora, così costruisco. Vediamo. Sì, però, Madonna. Dunque, così costruisco due filtri e ho 10 litri d'acqua. Ci cioè, ho due acque in più. Di alcol, io mi sembra che ne ho uno. Quelli più importanti sono questi, il combustibile. Ma io penso che scambio così. Poi dopo vado di là, che ho ancora un po' di spazio.
Ah no, è vero che l'accetta lo dà. Oh, quindi termino così. No, avevo qualcosa per. No, niente, lasciamo stare, via. Termino così la giornata. Ci vediamo al prossimo giorno e ciao ciao. Cari riuscita, cari Marco, cari.